Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Leggermente. Oggi abbiamo il piacere della presenza di Antonella Piccolo, direttrice editoriale della Flamingo Edizioni, e di un volto storico dell'associazionismo di Bellinzona, Freddy Conrad. Siamo riuniti per comunicare questa novità, ovvero che Flamingo Edizioni, in collaborazione con il Bar Cervo di Piazza Buffi, rileverà la gestione del Mercalibro, una storica manifestazione di Bellinzona. E Freddy Conrad, vuoi raccontarci qualcosa di questa manifestazione? Questa avventura è iniziata più di 25 anni fa con un nome simile al vostro, infatti Leggerezze era il titolo dei primi mercatini da me organizzati quando ero responsabile della biblioteca comunale di Bellinzona, e siamo alla fine degli anni 90, in un luogo un po' discosto, via Lavizzari, sul retro di Banca Stato. Riconoscendo un certo successo per questo evento, abbiamo cercato spazio in città e siamo poi arrivati negli anni successivi a Piazza Nosetto e al cortile del municipio. E, insomma, in pochi passi, nel giro di alcuni anni, abbiamo trovato la sede definitiva in Piazza Buffi e da lì è nato il Mercalibro vero e proprio. Antonella, vuoi raccontarci come Flamingo Edizioni è subentrata nella gestione del Mercalibro? Sì, allora è stata un'occasione che abbiamo colto volentieri grazie anche alla notizia avuta in anteprima da parte di Mattia Antonini, il gerente del Bar Cervo presente in Piazza Buffi e che ci ha coinvolto avendo collaborato già con noi in passato per altri progetti. Ricevuta la notizia non abbiamo potuto che accoglierla con entusiasmo. Chiaramente c'è stato un delicato passaggio di fasi, no? Tali per cui abbiamo aperto un dialogo prima con l'associazione Meteora che ha gestito il Mercalibro in 2 anni particolarmente delicati, direi anche, no? Quelli della pandemia e che ha comunque nutrito ancora il Mercalibro con le loro energie. E quindi noi abbiamo poi contattato Freddy Conrad per avere ulteriori informazioni, perché insomma. Chiaramente è nelle nostre corde questo progetto e infine abbiamo ricevuto la buona notizia da parte del municipio per cui la nostra proposta insieme a quella di Mattia Antonini è stata accolta con favore e saremo noi in collaborazione a portare avanti questo progetto e ci rende veramente orgogliosi e onorati perché insomma, Mercalibro, cosa c'è da aggiungere? Freddy, io a parte ringraziarti, no, a proposito per questa opportunità e la fiducia che implicitamente in qualche modo è espressa nei nostri confronti. Vorrei chiederti un po' qual è stato magari qualche momento in particolare della tua esperienza che vuoi del Mercalibro, no? Nella tua gestione. Di aneddoti ne Ecco. abbiamo parecchi, ma vorrei ricordare soprattutto i primi anni in Piazza Magoria, quando ancora da notare Piazza Magoria è il nome originario di Piazza Buffi, che è stata poi battezzata Piazza Buffi solo successivamente. Probabilmente anche il nome di Piazza Magoria è dovuto anche all'insistenza dei nostri comunicati stampa nei primi anni per promuovere questa piazza, che in sé era un poco discosta dai traffici e dai movimenti della città. Io ho sempre sostenuto anche un po' a difesa della città vecchia, il quartiere latino, lo chiamavo il quartiere latino di Bellinzona, dove in effetti una volta c'erano le botteghe artigiane, dove si respirava quel sapore tipico delle città vecchie di tutto il mondo. E questo ha fatto sì che la piazza divenisse conosciuta a livello cantonale, insomma. E infatti abbiamo sempre avuto espositori sia dal Luganese che dal Locarnese, addirittura dalla vicina Lombardia, espositori che tuttora
frequentano regolarmente il mercato. Ecco, questo è uno dei primi aneddoti, ma ne ho molti altri, tra cui per esempio il fatto che non avevamo nessuna protezione di fronte alle prime temperie, quindi ci si radunava sotto i portici o nei passaggi tra un cortile e l'altro, proprio per sfuggire o al vento o alla pioggia, e questo ha fatto sì che fosse stato coniato anche questo sorta di slogan: o con la piova o con il vento il mercatino si fa, ecco. E quindi non abbiamo mai perso un'edizione sinora, questo si può dire, malgrado la pandemia, forse un calo ponderale, diciamo. Poca roba, insomma, su 25 anni. Ecco. E questo è un grande orgoglio sicuramente anche mio in quanto fondatore e padre di questo progetto, e sapere che sta andando in buone mani e sicuramente avrà uno sviluppo, anzi lo auspico. E Antonella, vuoi raccontarci, se possibile, qualche novità della nuova edizione di Mercalibro? Sì, beh, allora, partendo dall'evidenza della, come dire, della tenacia che Freddy ha messo nei suoi progetti, tutti, e incluso anche il Mercalibro, quindi che apprezziamo, speriamo di essere all'altezza nel proseguimento di questa avventura. Per noi è una nuova avventura che, ripeto, ci onora molto. Le intenzioni chiaramente sono quelle di riportare vita, appunto, dopo questi due anni, come diceva Freddy, certo un calo ponderale, ma pur sempre c'è stato. Vorremmo rilanciare il Mercalibro, sia perché appunto è chiaramente nelle nostre corde, nei nostri interessi, e magari facendo delle, questo ci sarà, una caccia al tesoro diversa per ogni mese, che coinvolgerà quindi sia le bancarelle che il pubblico, e poi chiaramente facendo delle presentazioni al Bar Cervo, quindi in collaborazione con Mattia Antonini, delle presentazioni librarie che possano interessare il pubblico di volta in volta diverse. Altre novità e progetti che abbiamo in serbo non possiamo rivelarveli al momento, ma sicuramente più avanti potremo svelarvi qualcosa. Beh, io ringrazio gli ospiti per questa interessantissima doppia intervista sul Mercalibro, e vi rimando alla prossima puntata di Leggermente. Buona serata. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie mille.